cavaliere compivano con temerarietà e passione quando saltavano oltre qualsiasi straccionata in un territorio sconosciuto. Io penso che in questo momento di crisi un po' generale, no? Non voglio sfociare nella retorica, però in questo momento di crisi il territorio diventa agli occhi di tutti. Diventa agli occhi di tutti un po' un qualcosa di sconosciuto, no? un qualcosa di un salto nel buio, e l'esperienza nella quale si è gettato Manlio Torquato prima nel 2011 e adesso è scendendo in campo appunto per candidarsi come sindaco per la sua città, è stata sicuramente un lavoro difficile. Dico questo senza voler nulla togliere agli altri, però credo che Manlio Torquato abbia un quid in più, perché Manlio Torquato ci ha messo il cuore, ci ha messo la passione politica, la passione amministrativa, ma ci ha messo soprattutto la sua inattaccabile onestà intellettuale. E io penso che anche se siamo adesso in un'epoca di post ideologia, no? In cui appunto si va un po' oltre quelli che sono gli sbarramenti dell'ideologia politica, soprattutto poi a livello locale, in cui insomma, a livello amministrativo non si dà molto peso a questo, penso che comunque ci siano molti uomini che restano coerenti con i loro valori e i loro principi, e questo è sicuramente Manlio Torquato. E perché uno dei valori più importanti, come dicevo prima, di Manlio Torquato è l'onestà intellettuale. Manlio Torquato penso che si sia sempre battuto, no, per le cose in cui credeva, e non è mai fuggito quando le cose si facevano difficili, quando le acque si facevano torbide, e penso che quando sia diventato sindaco di questa città le acque erano un po' torbide, la situazione era un po' complicata, e io penso che queste sono sicuramente delle doti da rispettare. E concludo dicendo che il motto di Manlio, lo slogan di Manlio Torquato è "Di nuovo ci siamo noi", quindi continuità e cambiamento, che è un po' un ossimoro, no? Però io credo sia un ossimoro che si possa perfettamente riferire al nostro sindaco uscente, perché penso che con Manlio Torquato si possa favorire la continuità di ciò che è stato avviato e di ciò che magari appunto non è stato potuto, non si è riuscito a realizzare magari per mancanza di tempo. Non sto qui a dire cosa è stato fatto, cosa no, cosa si poteva fare, non sono io a doverlo fare. Penso soltanto che però questo slogan, questo "di nuovo ci siamo noi", sia una necessità ineludibile. E Torquato ha aperto un cerchio, no? Io credo che i cerchi vadano chiusi, quindi al di là ora di ciò che, della persona, che, del candidato che si voterà, credo che tutti questi valori, questi principi e tutto quello che è stato fatto va riconosciuto a Manlio Torquato in quanto nostro sindaco uscente. Passo la parola a te. Allora, ringraziamo ancora con un applauso il pensiero di Simona Bozzi, che mi pare che sia stato insomma chiaro per tutti. Pensavo, facendo un giro per Nocera Inferiore, che questa è la piazza, stasera ci sono le chiusure della campagna elettorale, un po' tutti i candidati lo stanno facendo, però penso questa sia la piazza più piena e quindi un altro attestato nei tuoi confronti. Dunque, senza dire ulteriori cose, lui è un oratore bravissimo, io glielo dico sempre che lo ammiro semplicemente per la sua parlantina, perché riesce a farsi capire da tutti, ha una comunicazione sul palco, un linguaggio comunicativo che è pazzesco, oltre al fare concreto che ha adoperato già in questi 5 anni. Allora io gli lascio la parola a lui, però prima di farlo chiamerei la musica in sottofondo, ve lo presento come si deve con un vostro applauso. Un applauso a voi, Manlio Torquato.
Allora, grazie. Confesso che venendo da esperienze politiche più ruspanti, lo stile glamour dei presentatori di questa sera mi ha spiazzato. E allora facciamo molto bello, molto eleganti, molto suadenti. Allora, grazie a Simona e a Francesco per l'amicizia, innanzitutto per la loro presenza. So che aspettavate i norvegesi. Noi oggi li abbiamo annunciati, li abbiamo incontrati io e Salvatore. I consiglieri comunali che stanno dall'altra parte della piazza, se si avvicinano, Carlo, ci fanno un piacere, ci fanno un piacere. Venite qua, venite qua, venite qua. Sennò sembra che guardate il traffico. E allora, Carlo è un amico prezioso che ci ha collaborato in questi anni e al quale va il mio grazie, così come a tutti gli altri amici. Allora, i norvegesi noi li abbiamo incontrati quest'oggi. Io e Salvatore Forte stavamo attraversando la piazza, abbiamo incontrato Conny e Bergin Olsen. E quando li ho visto che le facce non erano delle parti nostre, ho detto: ma che ci fanno questi qui con le biciclette? Ho chiesto, vengono da Kristiansand o Kristiansand, sono passati di qui e ci hanno detto a very nice place, un posto molto simpatico, molto carino. Ho detto: beh, meno male che lo dite voi, perché non tutti la pensano così. Contavamo di averli qui questa sera, invece sono andati a Pompei, e qui si potrebbe fare un comizio su questa storia. Mi sono limitato a dirgli: pregate un poco anche per noi, perché ne varrebbe la pena. E allora, da dove cominciamo? Nicola Landolfi è qui? Nicola, cominciamo dal 2011. Cominciamo dal 2011. Allora ti inviterei Nicola a salire sul palco, se ha piacere, il segretario provinciale del Partito Democratico, insieme ai rappresentanti di tutti i gruppi politici che sono qui questa sera: Ciccio Pagano per i moderati per Nocera, e poi ancora Prisco Palumbo per il Partito Socialista, e poi ancora i rappresentanti delle liste civiche. Chi viene in rappresentanza sintetica? C'era Giancarlo Di Serio e dovrebbe esserci Mario Campitelli per la lista Torquato Sindaco, e Gino Selliti, ma tu fai ancora il vice sindaco, hai portato pazienza. E poi c'è la lista dell'UDC, il rappresentante, il commissario cittadino o Ferdinando Della Mura in sostituzione. Benissimo, molto bene. Allora, noi cominciamo dal 2011 perché qui, in questa piazza qui, proprio esattamente qui, è nata una storia bellissima per questa città. È nata una storia imprevista, totalmente imprevista. E guardate, io ho chiamato per primo Nicola Landolfi non soltanto perché ha una funzione politica importante, simbolica di questa vicenda, di quella storia che ci ha accompagnato, ma perché fu colui che, insieme a Salvatore Forte, e c'era Ciccio Pagano qui sul palco, ci abbracciò in occasione di quell'elezione nel 2011. Noi le vincemmo queste elezioni anche insieme a loro, anche se il simbolo non era sulla scheda come lo troverete oggi, anche se non erano organicamente in coalizione, ma abbiamo vinto quelle elezioni amministrative. Lo dico per la memoria storica di chi oggi storce il naso di fronte ai simboli dei partiti: abbiamo vinto in quella occasione con una marcia in più, che era l'entusiasmo della città e dei cittadini tutti, una scommessa impossibile e la collaborazione anche di chi non ebbe modo di chiudere quel cerchio che la storia politica di questa città ha chiuso in modo positivo, fruttuoso, con risultati importanti appena un anno e mezzo fa, con l'allargamento organico di una coalizione che era e si conferma, come diceva l'incipit del programma del 2011. Lo dico a chi ha memoria corta o vuole avere memoria corta o finge di avere memoria corta perché ha trovato più comodo altri lidi politici: civica, moderata, riformista e democratica. Quindi noi partiamo da quella storia, e anche in quei tempi
provarono a travolgerci elettoralmente come opinione, come voci che circolavano in maniera abusiva ed impropria in tutti i modi. Io voglio salutare nell'occasione mia moglie, che fu in una campagna elettorale di poco successiva, quella che completò il percorso del 2011, l'oggetto di un attacco indegno attraverso manifesti che la accusavano di ogni cosa, così come si accusava me di ogni cosa, di ogni nefandezza, di ogni irregolarità. Lo dico perché questa volta non siamo arrivati ai manifesti, però nelle ultime 48 ore abbiamo avuto modo di sentire un po' di cose, perché l'appello alla campagna elettorale serena, equilibrata, di confronto sui temi, sulle cose, quell'appello lì, è all'improvviso scivolato su una buccia di banana della campagna delle 48 ore ultime. Però noi non rispondiamo alla politica del fango, della santa inquisizione senza fondamento. Noi non rispondiamo perché non rispondiamo a chi, per mascherare un fallimento politico o di funzione, oggi inventa ogni cosa. Noi non rispondiamo ad ex assessori di ieri, ad ex assessori dell'altro ieri, ad altri candidati a tutto, da dentro o fuori comune o a finti nuovismi. Questa sarà l'unica nota polemica che mi dovete consentire, perché per quello che ho ascoltato, sapete, ormai i social hanno uno strumento, un veicolo più potente che ogni altro comizio di piazza. Per quello che ho ascoltato, se ne fosse vero la metà o un quarto, davvero dovrebbero metterci tutti via, poiché noi siamo sicuri e forti della onestà, dell'impegno, della serietà, della dedizione personale, della trasparenza che abbiamo voluto fin dal primo giorno di amministrazione, quando disponemmo io, non altri, contravvenendo a quello che erano state le disposizioni dei commissari prefettizi nel biennio, che ogni atto, ogni determina fosse non solo pubblicata secondo legge per numero, per oggetto, ma per testo integrale, per consentire a chiunque di valutare, giudicare, discutere, ma non di infangare, non di mentire, non di avvelenare una città che ha trovato la serenità negli ultimi 5 anni che era stata persa a causa di un clima politico avvelenato, insinuante e fasullo come quello del 2011 e del 2012. E allora sarà l'unica nota polemica, consentitemi di evitare di rispondere, perché, come diceva, un'opera importante e credo anche qualche passo del Vangelo, metaforicamente si intende, lasciate che i morti seppelliscano i morti. E allora, politicamente si intende. E allora, io credo che questa debba essere la competizione elettorale e il giudizio vostro, che alternino, che metta in comparazione verità e bugie, concretezza e rivalse, realismo e promesse, tolleranza e falsa inquisizione, competenza e approssimazione. Sia questa la campagna elettorale, il voto e il giudizio tra cose fatte e da fare e chiacchiere in libertà di chi ignora persino come sia fatto un piano urbanistico comunale. Voglio con l'occasione salutare e ringraziare i qui presenti dirigenti del comune di Nocera Inferiore, l'ingegnere Mario Prisco e l'ingegnere Luigi Canale, per il lavoro che hanno accompagnato, col quale hanno accompagnato l'esperienza amministrativa di questo sindacato. Noi siamo quelli che non ignorano cosa sia la responsabilità contabile, però non capiamo come tutto questo ignorare da parte di terzi possa giustificare il fatto che ci si candidi amministrativamente poi
a guidare la città. Noi non siamo quelli che invocano, come leggo da un dépliant elettorale, un ponte tra la città e il comune, dopo aver ignorato per 5 anni, fino agli ultimi 45 giorni, cosa sia vivere, abitare, lavorare, respirare per questo comune, risvegliandosi soltanto adesso. E allora, leggo stamane da un giornale di accuse improbabili, di fantasie sulla pianificazione urbana. O leggo che addirittura la possibilità di fare interventi di riqualificazione urbana, e saluto l'assessore Amato, per l'edilizia popolare vada in contrasto con le responsabilità contabili, o vada addirittura a realizzarsi in zone di 5.000 metri quadri dove oggi vi sarebbe il verde, da fare attraverso una variante la possibilità di insediamento di alloggi popolari. Ma vero che lo vuole gettare nel fuoco, ma il piano urbanistico, assessore Amato, costui lo ha letto oppure no? Perché io credo che non lo conosca proprio, o glielo hanno spiegato e raccontato male, se ignora persino che in quella zona, per la nostra pianificazione, in virtù anche di una precedente lontana determinazione amministrativa, vi sia già la destinazione ad edilizia sociale residenziale. E come poi tirare in ballo da un altro commento social? Sapete che alcuni sono particolarmente prolifici di consigli amministrativi, magari non hanno neanche studiato qualche esame di diritto. Come si fa a dire, ma c'è un'ipoteca di gran lunga superiore sui suoli di Monte Vescovado ai 10 milioni necessari al completamento degli alloggi? Neanche questo, neanche questo. Allora, questi signori saranno anche persone per bene come voi e come me, ma fare l'amministrazione di un comune richiede un minimo di cognizione di causa, non richiede la fantasia al potere. Andava bene nel 68, non dopo 40 anni. O leggo da un volantino, ad esempio, che c'è chi propone di risolvere, non volevo dire del verbale della conferenza di servizi di stamane perché ho fatto una promessa, però la promessa ce la riserveremo di rivelarla nell'interesse degli abitanti di Monte Vescovado lunedì. E dico, leggo da un volantino invece, che il problema delle fognature, della depurazione delle acque, Massimo Torre, si può risolvere perché finalmente la competenza è passata alla GORI. Però costoro ignorano persino che rispetto a questa vicenda noi siamo già ripetuti tavoli di accordo con il soggetto attuatore della rete fognaria, dell'ammodernamento dei collettamenti fognari, siamo già al progetto definitivo e che manca davvero poco perché questo tipo di intervento si completi. O non posso comprendere come qualcuno dei candidati avversari immagini, per risolvere il problema del traffico, che è quello che abbiamo qui di fronte, che non esiste da oggi o con noi, direi quasi dai tempi dei Romani, ma diciamo almeno da 20 anni questa strada è così, di risolverlo con l'anello viario. E però non sa e non dice, non sa e non dice che nella nostra pianificazione urbana, nella nostra programmazione delle opere pubbliche, nei nostri incontri con Rete Ferroviaria Italiane e col comparto che gestisce i beni delle ferrovie, siamo prossimi, non solo dopo aver già deliberato in materia, all'acquisizione del cosiddetto binario dismesso alle spalle dell'ospedale, della piscina Olimpia e del tribunale, per creare una grande arteria, quello è l'anello viario che oggi reclama su un volantino, che permetterà di deflazionare il traffico in ingresso sulla zona di Piazza De Santis, di De Santi, che è lo scuna della Rendola. Oppure ascolto una diretta social, il solito mare di chiacchiere accusatorie, quelle che ci hanno afflitto senza alcuna consistenza per 5 anni, anzi gli ultimi 3, perché prima andava tutto bene,
in consiglio comunale, senza sostanza. Tutto possiamo consentire allora, fuorché quelle figure a metà tra la realtà e il paradosso che agitano le acque perché diventino torbide, capaci solo di agitare stracci, perché l'agitare stracci è la loro unica vera dimensione politica ed amministrativa. Dicevano di me, tu sei un segretario politico Nicola, però vedo che il privilegio di usare il cellulare quando parlo, me lo voglio troppo bene, quindi me lo deve permettere. Dicevano che io ero salernocentrista, che io avrei portato il salernocentrismo politico in città con l'alleanza col Partito Democratico. Beh, a parte il fatto che c'è salernocentrismo e salernocentrismo, ma io non faccio passeggiare per strada come mio sponsor politico l'ultima sera di campagna elettorale l'onorevole Carfagna, che non mi pare sia di Napoli o di Nocera. Con una differenza però, con una differenza, che De Luca governa una città da 20 anni, che De Luca governa oggi una regione, che nei 5 anni che ci hanno preceduto non ha lasciato un chiodo che sia uno a beneficio di Nocera Inferiore. Non uno, non un investimento, non una scommessa, non un progetto, non un obiettivo, nulla, assolutamente di nulla. E allora dico e aggiungo, ben venga un rapporto politico organizzato, serio, autonomo, come sono abituato a fare, come sanno loro che faccio, se individua finalmente dopo 20 anni nell'agro nocerino una delle 3 aree strategiche della Campania su cui investire. Di che parliamo? Di che parliamo? Chiacchiere, accuse, stracci e distintivi. Prima che prendessi la parola qui mi hanno detto: ma tu questa sera parla di futuro, perché per 30 giorni ci hai ammorbato col bilancio di mandato. Per me era come il Vangelo, primo perché quello è un atto di fede non religiosa, pubblica, perché quel documento lì è passato prima che essere stampato in colori, fotografie ed immagini all'organo di controllo sul comune che si chiama Corte dei Conti Regionale Sezione Campania, e dice ciò che è stato fatto secondo verità. E allora non posso parlare del risanamento finanziario, e saluto e ringrazio enormemente la dottoressa Bracciale, l'assessore Campitelli, non posso parlare della pianificazione urbana, e saluto e ringrazio di nuovo l'ingegnere Prisco, il suo ufficio di piano, l'assessore Amato, non posso parlare del palazzetto dello sport, perché ne ho già parlato, e ringrazio l'ingegnere Canale, gli assessori ai lavori pubblici che si sono seguiti, non posso parlare del nuovo piano di zona, e saluto e ringrazio l'assessore alle politiche sociali, i due che si sono succeduti, Capaldo e D'Alessio, e soprattutto la dottoressa Manzo e la dottoressa Montuori, non posso parlare dei lavori dell'efficientamento energetico, non posso parlare di Piazza del Corso risanata, non posso parlare delle 12 attività commerciali che dal 2014 hanno aperto in quel luogo, non posso parlare dei lavori pubblici che sono stati avviati al risparmio in città, non posso parlare del Teatro di Ana che è un centro di attrazione, e saluto la dottoressa Pacelli e la ringrazio per il lavoro svolto insieme all'assessore Vigliar, non posso parlare di tutto quello che è partito in questi 5 anni perché vi annoierei. Parlate, e vi annoierei, e beh insomma, e non potendo parlare di quello di cui ho già parlato per 30 giorni di silenziosa, insidiosa campagna elettorale, dove l'unico obiettivo è quello di impedire a chi ha governato di poter continuare a governare, dove l'unico obiettivo è mettere in campo come i soldatini i 7 candidati competitivi col sottoscritto, di frammentare il voto, di strumentalizzare queste elezioni e i problemi della nostra città al solo fine che un'azione di continuità, di serietà, di linearità amministrativa possa proseguire. E allora, se tutto questo è, vi chiederei io di che dovrei parlare. Poi mi è venuta in mente una cosetta, 2 pagine
io ho revisionato tutto il programma, perché come di abitudine concorsi a scriverlo nel 2011, quasi del tutto lo scrissi insieme ad altri e lo controllai nel 2012, non essendo abituato a farmelo scrivere da terzi, men che meno se non sono di questa città, come abbiamo dovuto sentire e leggere in queste ore, di due cose che hanno rappresentato l'incipit, l'apertura e la chiusura del programma elettorale. Allora parlo un poco di futuro, maestro e guerritore, non ridete troppo, parlo un poco di futuro, e cioè ho ricordato una pagina che è quella che apre il programma elettorale della nostra coalizione, che parla di una citazione che oggi sarebbe quanto mai attuale, perché ci sono state le elezioni in Inghilterra, si discute di Brexit e Big Society, e chi me lo doveva dire che con una citazione aperta nel programma 30 giorni fa l'avrei potuta recuperare e tornarmene utile per il comizio di questa sera. Big Society, grande società, la capacità cioè anche in un comune della Campania media, dell'area mediterranea d'Europa, di fare squadra nei momenti di difficoltà, come abbiamo fatto noi, lavorando, come ho l'abitudine di dire, sul calzino da rammendare perché bucato, o combattendo, come esemplificai nel dire, con un braccio attaccato alla schiena. E allora la grande società è appunto una scommessa di futuro, ma è già una testimonianza presente, è quello che la città ha saputo fare insieme a noi, con noi, benché poveri di risorse in questi 5 anni. Le associazioni, i comitati, non abbiamo privilegiato quelle vicine e condannato quelle che a noi non erano vicine, hanno avuto spazio, e la Pacelli lo sa, tutti, a partire da quelli che magari avevano anche un orientamento politico, tutti, senza parzialità, tutti che portassero acqua al mulino della nostra città in un momento complicato. E allora Big Society o grande società è una scommessa politica, è la scommessa politica del presente, l'opportunità del presente e quella del futuro, la possibilità cioè di affiancare, quando l'amministrazione pubblica è povera, come ormai è quasi ovunque, alle iniziative della società diffusa, che siano volontarie, mobilitanti, collaborativa. E allora noi li conosciamo, e mi è venuto in mente anche l'ultima pagina di questo programma elettorale, anzi la penultima, non è che abbia scritto solo la prima e l'ultima, abbiamo concorso a scriverla tutti, io poi magari l'ho vista, qualcosa l'ho tagliata, corretta, aggiunta, integrata, però consentitemi, l'apertura e la chiusura di porta la fa almeno il sindaco, almeno quella, no? E allora dice: immaginare il futuro di quale città? Immaginare il futuro di una città che deve muoversi almeno su 4 obiettivi strategici, fondamentali. Quello primario delle bonifiche ambientali, quello delle politiche abitative, quello della valorizzazione delle strutture e dei beni culturali e monumentali della nostra città e quello delle politiche occupazionali. Partiamo dal primo. Quando parliamo di bonifica ambientale non sto qui a citarvi nuovamente il bilancio di mandato, non sto qui a citarvi il numerosissimo, ponderoso lavoro fatto dall'ufficio delle attività produttive, oggi retto dalla dottoressa Antonietta Manzo, insieme ad Antonio Bruno, con le notifiche di ordinanze attraverso il corpo di polizia municipale, contro l'amianto, contro le verifiche da inquinamento ambientale. Ieri sono stato ancora una volta, lo dico, non per la prima volta, sulla zona di Fosso Imperatore, dove c'è una situazione davvero disastrosa. E allora la bonifica delle acque è il primo fattore di inquinamento da eliminare per i nostri territori, perché lì si mette in moto un circuito che danneggia ed avvelena non soltanto chi vive in quelle zone, ma tutta la catena alimentare.
tutto ciò che noi viviamo, produciamo. Noi siamo territorio di produzione agricola, abbiamo il primato dell'ortofrutta e non è possibile che entri nella nostra catena alimentare una situazione che è esplosiva dal punto di vista della salute, al punto tale da fare del nostro territorio, non solo Nocera ovviamente, uno dei territori a più alto tasso di incidenze tumorali della regione. E quella è una scommessa su cui stiamo lavorando da tempo, che non devono venirci a spiegare né grillini né imprenditori di altro genere, perché sappiamo bene che quel lavoro si può fare soltanto insieme alla Regione. Se la Regione non finanzia, come si appresta a fare, dopo un incontro avuto dai sindaci dell'Agro col Presidente della Regione, se non finanzia attraverso un soggetto attuatore il sistema dei collettamenti fognari in centro città, dei completamenti fognari in periferia, da Fiano a Torricchio, a parti residue di Cicalesi, ad altrove, non ci sarà mai la possibilità di avere un territorio salubre. Quella è la prima nostra scommessa futura. Il problema delle politiche abitative. Io non posso dire, per un impegno d'onore preso, che ormai siamo giunti al traguardo fruttuoso, spero operativamente, di qui a qualche mese, per il completamento delle due strutture, una già costruita a metà, una da costruire su Monte Vescovato. Però dico che quella è la scommessa principale da coltivare, che un grande piano di politica abitativa e di solidarietà abitativa per le famiglie che non hanno casa, che esse abbiano o meno diritto in virtù di graduatorie passate, va posto in essere. E anche per questo, vedete, è necessaria la collaborazione della Regione Campania, perché senza quei fondi che si completino le sagome lì, che sono prioritarie in virtù delle ipoteche che c'erano e che sono già realizzate, o che si facciano ancora non su terreni destinati a verde come improvvidamente si è dichiarato, ma su aree di edilizia sociale con edilizia popolare non convenzionata, è la scommessa futura di questa città. E se la Regione non ci darà una mano, e l'impegno a che la Regione ci dia una mano, che dia una casa alla gente di questo paese che non ce l'ha da 30 anni, lo faremo noi come comunità, a costo di stabilire un contributo, una tantum per le famiglie più agiate di questa cittadina, per dare a chi non ha una casa dignitosa, una casa dignitosa. E c'è il problema, il terzo obiettivo strategico, uno degli argomenti di cui si parla ininterrottamente da almeno 20 anni, anzi forse meno, 15. Vedete, io vivo la politica da sempre, quando mi hanno fatto un'intervista, una specie di faccia a faccia, pare con Antonio Franza, non ricordo bene, ma insomma, Francesco, con Antonio, allora mi dissero, ma tu da quando fai politica? Beh, insomma, io ci sono nato, non per merito, ma per grazie a mio padre, quindi ho avuto questa passione. E io ricordo che c'era una cosa che ha afflitto la città per circa 10 anni, che mancava un cinema. È stato il leitmotiv di Nocera Inferiore per 20 anni, Nocera non ha un cinema. Poi quando fu fatto il cinema, la gente se ne andava a Salerno a vedere il cinema. E così si è cominciato da 10 anni a questa parte con la caserma Tofano. Convegni di altri, i nostri, anche lì con le proposte le più miracolose possibili, il laboratorio di restauro, la piazza dei mestieri, il sistema museale conventuale, poi però capita che chi i problemi li vive, li ha vissuti e purtroppo, mio malgrado, li conosco nella loro irrisolvibilità al momento, dopo che incontra il sovrintendente dei beni culturali del nostro distretto territoriale, si rende conto che qui investimenti da parte di chi è proprietario di quella struttura, che non è il comune ma il Ministero della Difesa, oggi concessa in uso al Ministero dei Beni Culturali, non intende investirci che poche centinaia di migliaia di euro, quando ce ne sarebbe bisogno di milioni soltanto per rimetterla in piedi. E allora smettiamola col racconto dell'eterna favola che per risolvere le cose si possano fare cose che in realtà sono impossibili.
come dissi nell'apertura di campagna elettorale, qui ho una visione laica di quella vicenda, non essendo la Tofano una chiesa ma una caserma borbonica di valore monumentale, qualunque soluzione, la più immediata e la più pratica, ben venga, la coltiveremo, la affiancheremo, dal pubblico ai privati, purché sia non vederla cadere, altrimenti il paradosso sarà davvero quello di dover dare ragione a chi immaginava di demolirla per risolvere il problema. E poi il problema dell'occupazione. Vedete, su questo siamo stati non neri a metà, quelli sono un gruppo musicale, siamo stati bravi a metà, perché da una parte abbiamo velocizzato le espansioni delle aree industriali di Fosso Imperatore e Casarzano, assegnando i suoli proprio in questi giorni, dall'altra parte abbiamo trascurato quell'autentico gioiello di area industriale che è Fosso Imperatore, area Agroinvest Coifim, e in parte Salerno Sviluppo, andata solo di recente al recupero dopo un maxi bidone ricevuto negli anni passati da imprenditori del Nord Italia. Ecco, la scommessa è quella lì. Vedete, i comuni, gli enti pubblici, le società pubbliche, leggo anche qui di cose fantasiose, ogni tanto gli online, purtroppo dovete sapere una cosa, scusate la parentesi, però l'informalità della chiacchierata me lo consente, qua non vale più neanche la pena di querelare, perché la velocità della comunicazione social è talmente tale e la difficoltà degli accertamenti della polizia postale è talmente tale che ogni imbecille può dire liberamente quello che vuole senza che voi possiate dirgli e fargli nulla, nulla. E allora leggevo, c'è una campagna elettorale avvelenata dal fatto che promettono posti, cooperative, posti, e io non ho capito di che si tratti. Invito a fare sempre, come qualcuno viene da me e si viene a lamentare, la prima cosa che gli dico: vai immediatamente in procura e denunzia, la prima cosa che devi fare se sai qualcosa. Ma per venire fuori dalla parentesi, perché altrimenti è diffamazione, è calunnia, è miseria, e allora dico a fini politici, quindi doppiamente grave, e allora dico: guardate, ormai il pubblico non dà più posti, non ne può dare più, non ne può dare più. Noi siamo stati costretti, per fare i virtuosi finanziariamente, siamo stati costretti a fare i prepensionamenti. Ora, c'è gente che è più giovane di me a 60 anni, e se guardo gli ingegneri non è un caso, ma però è una scelta di necessità. Abbiamo ridotto il personale, come voi, ma molti di voi sanno ormai, per avermi sentito ripetere il mantra, secondo verità, da 308 a 251 dipendenti attuali. Abbiamo limitato le possibilità assuntive sulla multiservizi, risanata, con conseguenze negative sulla resa dello spazzamento, che richiederebbe più unità una volta che è partito il porta a porta e ha raggiunto obiettivi importanti con la differenziata. Le cooperative, se no riusciamo a pagarle, qualcuna di voi nel pubblico c'è, anzi ci dobbiamo pensare noi in sostituzione, perché le ditte affidatarie di servizio non pagano, e volete che noi possiamo dare risposte ai problemi dell'occupazione in questo clima promettendo posti di lavoro, le cooperative, le assunzioni, la multiservizio? Ma solo un imbecille malato di fantasia può dire una cosa simile, può sostenere una cosa simile. Però il problema c'è, perché l'ondata di gente che in questi 5 anni io ho incontrato al comune, e non si lamentino se dicono che non ho girato per la città, perché se perdevo tempo a girare per la città il comune affondava, e aveva un'unica domanda sulla bocca: il lavoro per i propri figli, il lavoro per i propri figli. Noi abbiamo la fortuna di essere ancora il principale distretto produttivo dell'intera provincia, uno dei più importanti della regione. Non è una cosa che dico per esagerazione, sono dati statistici. Uno dei più importanti distretti industriali e produttivi della regione, con industrie
artigianato, agrotrasformazione, agricoltura, commercio. E ciò nonostante, la domanda di lavoro è tanta, perché i giovani che fanno difficoltà a trovare occupazione sono tantissimi, i giovani laureati che abbiamo provato ad affiancare con un progetto che è solo di accredito di notorietà, non dà lavoro, come giovani laureati in vetrina, sono altrettanto tanti e non riusciamo a rispondere a quella esigenza. E allora la scommessa del lavoro non è una scommessa che può soddisfare il pubblico, è una scommessa che può soddisfare soltanto l'impresa privata, e su quello noi concentreremo, insieme alle altre due grandi questioni strategiche, tutti i nostri sforzi nella continuità dell'azione amministrativa. E c'è il problema della mobilità, dei trasporti. Noi abbiamo provato a fare qualche sforzo, abbiamo un corpo di polizia municipale al collasso, non funziona perfettamente, non siamo ipocriti, fa degli sforzi, personale un po' anziano, usurato su strada da 10 anni, ma soprattutto è quasi la metà di quanto ce ne fosse 10 anni fa, quasi la metà. Coprire il territorio con 3 turni di poche unità, tutto il territorio cittadino, è insostenibile per un corpo di polizia locale che, quando mi sono insediato, non pagava gli arretrati da 2 anni, non forniva le divise da 3 anni, non aveva le automobili da 3 anni e ha avuto vincoli alle assunzioni fino al 1° gennaio di quest'anno. Se non servirsi obbligatoriamente della polizia provinciale, che però non distacca, perché in provincia si sta comodi e nelle città si sta scomodi, e nella nostra città forse si sta più scomodi che in altre città a fare il servizio di polizia locale. E allora, grande piano di mobilità, ma non l'anello viario che leggiamo dai volantini, non l'anello viario, una cosa seria, fattibile, l'utilizzo del binario dismesso, l'applicazione completa del piano urbano di mobilità che abbiamo già licenziato e molti non lo sanno o soprattutto non lo dicono, compresi quelli che erano nostri alleati in giunta fino a 30 giorni fa e hanno deliberato a favore di quel piano, e soprattutto un programma di mobilità urbana sostenibile, che vuol dire, tradotto in parole semplici, 2 cose: mobilità pubblica a pagamento, perché gratuita non è, perché quando è stata gratuita ci è costato 800.000 rotti e passa euro di debito, mobilità ciclabile, pedonalità, Nocera è una città che si gira a piedi in 1/4 d'ora, non è possibile, per fare il dibattito eterno sulle ZTL che vanno sicuramente modificate, ciao Fausto, vi dico ZTL, ho pensato a te, vanno rispettate, non possiamo entrare con la macchina dentro il magazzino, perché non si fa da nessuna parte. Saluto anche Guido Tafuro, che ogni tanto intravedo, consentitemi questi saluti a macchia di leopardo, perché per me questo è anche un rendiconto di personale umanità ed esperienze di affetto per questi anni. Guido è stato il presidente del Consiglio Comunale in modo egregio in questi 5 anni. E vorrei però dire qualche cosa stasera che riguardi, no, non bevo, grazie, che riguardi la politica. Che cos'è la politica? Vedete, 5 anni fa, su questo palco, 5 anni fa, ci hanno sottovalutato tutti, nessuno scommetteva su di noi, forse anche noi ci siamo sottovalutati, noi non pensavamo di vincere. Diciamoci la verità, Torre, Cicalese, dove sono quelli della prima ora? Trotta, De Maio, noi non pensavamo di vincere, però siamo stati un po' bravi, ce lo possiamo dire dopo 5 anni. Siamo partiti a metà tra il civismo e il rinnovamento, con una certa idea delle cose da fare. Diceva De Gaulle, un grande della politica europea, una certa idea della Francia, noi avevamo una certa idea di Nocera, che in scala comprenderete, e altra cosa, non sapevamo cosa avremmo davvero trovato, e quello che abbiamo trovato, però poi mi sono ricordato, nella paura del mandato da assumere, che mia moglie ricorda bene, nella paura del mandato da assumere, di un proverbio latino, un brocardo, non dico brocardo se no sembro troppo colto e stono nei confronti di qualche avversario, consentitemi. E allora
che dice nulla dies sine linea, nessun giorno senza un passo. E noi, se vogliamo essere più prosaici, usiamo un altro proverbio, che è di un film, Il ponte sul fiume Kwei. Attraverseremo quel ponte quando ci saremo sopra. E noi così abbiamo fatto, un passo alla volta. Se sono prodigo di citazioni oggi, perdonatemi, perché sono il mio bagaglio, la mia cifra, la nostra specialità, la differenza tra cultura e incultura, che non è la mancanza di istruzione, è la mancanza di visione. Oggi noi ci troviamo in una competizione con 8 candidati, me compreso. Ho detto il perché, l'ho spiegato il perché, lo sanno anche le pietre il perché. Qualcuno dice che è un segno di ricchezza. Io dico che questa non è neppure la frammentazione, è l'ammuina. Allora noi invece pensiamo che la politica sia quella che sa unire il passato e il futuro. È quello il ponte, è quello il ponte tra passato e futuro, che mette insieme storie ed esperienze che, anche se sono partite diverse, possono confluire in una nuova storia, e che sia una nuova storia e non una sommatoria di uomini e di cifre, lo dice il fatto di avere una visione comune. Oggi la visione comune, grazie ad una legge elettorale, quella dei comuni, non parlo di quel guazzabuglio che stanno facendo a Roma, è consentita grazie ad un momento di sintesi che è rappresentata dall'elezione diretta dell'organo esecutivo, il sindaco della città nei comuni. Allora noi, per quella visione, per quella storia, per quel ponte tra visione del passato e futuro, abbiamo chiuso un cerchio. Non esistono coincidenze, vedete, nella storia, neanche di una città media come questa, o medio piccola. O meglio, le coincidenze non diventano storia se non sono gli uomini a saperle fare diventare storia. Settimane fa, Alfonso Sorrentino, che saluto e ringrazio insieme a tutti i collaboratori della mia segreteria, Imma De Tollis, Carmine Romano, Maria Boccuto, Elia Pirollo, mi recuperò questa cosa qui. Io me l'ero dimenticata, questo era un abbraccio dal Dodivito che vedo con noi. E mi recupero questa cosa che è stata scritta da me 3 anni fa. Io non sono un poeta, non saprei esserlo, sono troppo prosaico, troppo cerebrale, troppo razionale, direbbe Aldo Di Vito. Troppo logico. E però, se quello che stai facendo, se la città che vivi, se l'esperienza che attraversi ti mette addirittura in condizione di scrivere qualche verso, contrariamente alla tua attitudine, alla tua natura, alla tua predilezione, preferisco i romanzi alle poesie, beh, allora vuol dire che tu la cosa che stai facendo la stai facendo perché ci credi veramente. E in quell'occasione mi venne di getto, era un 1° maggio, di scrivere qualcosa. Questo qualcosa era all'incirca questo: Nocera è in festa perché non piega la testa né gira lo sguardo dinanzi alle sue ferite, che cura con pazienza, con determinata volontà di non guardarsi indietro, aperta invece in questi giorni di aprile con forza e disincanto a disegnarsi il suo avvenire. Vedete, se una città, se un'esperienza così totalizzante, quale amministrare una comunità, nel bene e nel male, con dentro tutto, i grazie e le offese, gli insulti e gli apprezzamenti, con dentro tutto, vi ispira qualche verso, allora vuol dire
che di quella città ormai sei totalmente suo. E allora, nel ringraziare tutti, nel ringraziare voi, nel ringraziare Nocera, nel ringraziare i candidati, le liste, i gruppi politici, civici, nel ringraziare chi ha lavorato con me in questi anni, chi mi ha preceduto, nel ringraziare chi mi ha stato a fianco, nel ringraziare il ricordo, consentitemelo, non è retorico, di mia madre, che saluto attraverso mia zia, sua sorella, perché 5 anni fa su questo palco c'era lei quando abbiamo iniziato a scrivere insieme la storia della città di questi ultimi 6 anni. Allora, se tutto questo è avvenuto, vuol dire che è stato importante e deve continuare ad essere importante. Vedete, non per me, io ho indugiato a lungo se decidere di ricandidarmi o no, a lungo, nel mio amletismo, direbbe Aldo Di Vito. Ho indugiato a lungo perché fare una cosa che non è un lavoro permanente, ma che è un lavoro totalizzante, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, rientri azzerati compresi, il martedì e il giovedì, facendo magari da ultimo la pausa pranzo in rosticceria con qualche dipendente, perché poi abbiamo la giunta da dover fare. E allora, se questa storia c'è stata, merita, io credo, merita di continuare, non per me, perché ho indugiato a lungo, perché è una cosa che sfianca, però io non credo che la città meriti, al di là delle ambizioni personali legittime di chiunque, di dover vedere intorno a sé la mancanza di una continuità, di una linearità, di una serietà, di un lavoro che deve essere portato a termine. E allora nel 2011 io invitai, erano dei bambini, gli amici tuoi dove sono? Sei solo tu? Ci sono. All'epoca invitai, saltavano qua sopra, erano dei bambini, ci sono ancora i video, a salire sul palco perché erano la promessa dell'avvenire, la ragione più profonda per la quale avevo inteso assumere il luogo, la guida del luogo in cui la mia famiglia vive, della mia comunità. È passato del tempo, vorrei invitare loro di nuovo, a partire da Fulvio, Francesco, c'era qualcun altro ad essere qui, per dire che noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo guardare avanti, non dobbiamo curarci delle miserie e dobbiamo vivere, lavorare, amministrare per Nocera. Viva Nocera, viva Nocera, viva Nocera! Che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu che hanno mandato più lontano per poi giocargli il ritorno sempre all'ultima mano, e sono io oppure sei tu che ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci si è trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire.